La prima cosa che hai bisogno di fare per manifestare qualsiasi cosa è chiarire esattamente cosa desideri. Step numero uno. Due, poi quello che hai bisogno di fare è chiederti come sta pensando e sentendo in questo momento la versione di te che ha già ottenuto quell'obiettivo, quel desiderio. Quindi devi avere ben chiaro il tuo risultato finale. E ben trovate sul mio canale, sono sempre Elena di Elena Tionelli, Life Coach. 1. Chiarisciti esattamente qual è il tuo risultato finale. 2. Chiediti come la nuova versione di te che ha già raggiunto quel desiderio sente e pensa ogni giorno. Ti faccio questa domanda: quella versione di te sarebbe focalizzata sulla mancanza di ciò che desideri? Fai un attimo un check dentro di te, sii onesto e onesta completamente in questo istante per verificare come stai sentendo e pensando tu in questo momento e se necessario prendi un impegno con te, fai un piccolo, piccolo sforzo cosciente se ti serve, se necessario, per spostare il tuo stato interiore da sto cercando di manifestare, ma fino adesso è successo questo, è stato un tiro e molla con la mia persona e il denaro e la forma fisica, eccetera, eccetera. Se questo è il tuo stato, fai un piccolo spostamento dentro di te, cioè prendi una decisione per shiftare nella versione di te ora, della te, del te. La tua nuova versione che ha già realizzato quel desiderio. E quindi se vuoi puoi prendere la tua agenda, un pezzo di carta e scrivere tutti i pensieri, le emozioni, le sensazioni, gli stati che ha la nuova versione di te che ha raggiunto quel desiderio, che ha raggiunto quell'obiettivo. Per questo motivo, come puoi notare, prima devi chiarire esattamente quello che vuoi, perché se non sai esattamente cosa, come farai a sapere di averlo raggiunto? Ok? E questo è puro coaching, puro e semplice. Questo piccolo esercizio ti aiuta nel tuo spostamento continuo per riportare la tua attenzione, il tuo focus al self-concept, allo stato d'essere. Alla decisione presa e quindi è così ora, sono così ora, in linea con la nuova storia del desiderio realizzato e non con oh mio Dio, non sta accadendo niente, oh mio Dio, la 3D è stagnante, oh mio Dio, 3D è così, o per anni e anni è stato alti e bassi, è stato un tira e molla, eccetera. Forget that. Perché se tu sei la nuova versione di te, che ha già raggiunto il tuo obiettivo, penseresti quei pensieri? Ovviamente no. Mi faccio il film, ovviamente no. Scrivimi qui sotto quali sono i tuoi pensieri, i pensieri della versione di te allineata, cioè la persona tu che ha già raggiunto il suo desiderio. Perché vedi, fin tanto che tu non entri pienamente in questo stato, e non è necessario, come spiegavo in un vecchio video, sentire una cosa spropositata perché una volta che hai ottenuto quello che volevi, ti risulta talmente normale e naturale che quasi non lo senti. Quindi non è una cosa stratosferica tutte le volte. Scrivimi qui sotto nei commenti i pensieri che ha la versione di te che ha già raggiunto il suo obiettivo. E mentre continui a resistere, persistere, a stare, a continuare a decidere che è così e quindi è così, sono questo ora, ho già raggiunto il mio desiderio. Te lo dico, la tua 3D si conformerà alla velocità della luce. Deve produrre prova del tuo stato intero, deve rispecchiare, è la legge. Pertanto, fai un check onesto su di te per
verificare, uno, se è ben chiaro quello che vuoi, o se non è solo frutta, lamponi, banane, un mix inverosimile di qualsiasi cosa, oppure se sei proprio, no, questo, esattamente questo, esattamente questo, e nient'altro che questo, uno, e due, verifica se stai pensando e sentendo, se sei nello stato della persona che ha già raggiunto quell'obiettivo, e continua a ripetere le frasi interiori. E se ti serve a usare le tecniche per continuare a stare in questo stato, però attenzione, tutte le pratiche servono soltanto per trasportarti nello stato qualora tu noti che ne esci fuori. Ma io insegno questo: la manifestazione è una decisione. Questo significa che una volta che hai capito come funziona e hai già fatto diverse manifestazioni, ma anche che tu non abbia esperienza, magari in altri ambiti. Qui stiamo parlando di manifestazione in generale, di qualsiasi obiettivo. Principio è lo stesso: se tu applichi il principio, la realtà ti deve riflettere indietro il tuo risultato. Quindi le tecniche ti servono per rientrare nella decisione se ne vieni sbalzato fuori. Ma ti dico, una volta che tu hai deciso e sai che la cosa è tua, può accadere che hai dei pensieri contrari, che la tua mente ti lancia cose, che sei, entri, noti che il tuo sistema mente-corpo fa delle cose, ma tu, come stato d'essere, la tua decisione l'hai presa, sei ferma e determinata. Allora, se è così, congratulazioni, perché hai già raggiunto il tuo obiettivo. E quindi molto presto ti vedrò vittoriosa anche tu, come tantissime altre persone che si hanno lavorato con me privatamente, sia sono venute ai corsi e ai programmi, sia hanno semplicemente deciso di seguire questo canale e di darsi una chance. Quindi, se il video ti è stato utile, sicuramente give it a thumbs up, se ancora non l'hai fatto, iscriviti, 5% di sconto su tutti i miei servizi di coaching per gli iscritti, 10% per gli abbonati. Tieni d'occhio la tua mail, se sei iscritto alla mia newsletter gratuita Crea la vita che vuoi, perché molto molto presto avremo proprio una masterclass dedicata al ciclo vincente della manifestazione, come uscire dalla metatrappola della manifestazione stessa e realizzare tutto quello che vuoi. Per sapere di che cosa diamine sto parlando, ti raccomando di guardare questi due video subito appresso, adesso.